Salve community! Con questo video inauguro un nuovo format basato sull'analisi di linee di basso storiche. Che sia nuovo questo format lo capite anche dall'inquadratura, che è diversa dal solito ed è più o meno la stessa dei miei reel, dei video verticali brevi dove mi vedete suonare molto spesso linee di basso famose. Proprio sull'onda di questi ho deciso di creare questo spazio di approfondimento perché molto spesso mi viene chiesto: puoi suonare questa linea di basso, puoi suonare quell'altra, come hai fatto questo, come hai fatto quello? Quindi mi sono detto: per talune linee di basso, per cui ne vale davvero la pena, andiamo ad approfondire facendoci una bella chiacchierata e apriamo con un brano davvero davvero intrigante, che è Che te ne fotte di Pino Daniele, che è la traccia di apertura dell'album Vai Mo del 1981, pubblicato dalla EMI Italiana. Un album molto molto interessante, contiene altri pezzi storici come per esempio Viento e Terra. Al basso per tutto il disco abbiamo uno strepitoso Rino Zurzolo, bassista storico di Daniele, no? Con cui lui si è anche formato, con cui faceva le prove da ragazzino, quindi diciamo forse quello che bassisticamente, secondo me, rappresenta di più il mondo di Daniele, insieme al maestro Gigi De Rienzo, chiaramente. Poi si sono alternati con Daniele tanti altri bravi bassisti, ma per lo più io li considero dei session man, a parte Zurzolo e De Rienzo, insomma. Dunque, che c'è da dire su questa linea di basso? Innanzitutto, che è una linea di basso estremamente intrigante nella sua semplicità, cioè non è particolarmente complicata, ma è particolare. Adesso vedremo perché. Il brano ha un sapore funky che si mischia alle tipiche atmosfere mediterranee, no? Di Daniele, e quindi c'è un po' di blues, c'è un po' di funk, ma c'è anche molto altro. Il testo è un inno alla spavalderia, alla spensieratezza, al fregarsene delle difficoltà e andare avanti a testa alta, no? Quando dice si parla cacchieduno, a lucca più forte, giù finché non hai ragione tu. Insomma, questa cosa ci fa capire perfettamente la poetica di Daniele in questo testo, che è sottolineata anche da una musica travolgente, dal ritmo funky blues, mettiamola così. Riguardo a questo format, ci tenevo a dire che io cercherò di essere molto meticoloso nel riproporvi esattamente quello che è stato suonato, secondo me, specifico, dal bassista originale del brano. Oggi è possibile anche avvalersi di strumenti tecnologici per cercare di ricostruire al meglio quello che è stato suonato in origine, quindi è possibile isolare una traccia di basso, rallentarla. Ma per quanto la tecnologia ci aiuti, poi c'è sempre da fare un lavoro di reinterpretazione, cioè bisogna cercare in qualche modo di capire come ha ragionato il bassista in origine, quindi se ha fatto una cosa piuttosto che un'altra, se quella nota l'ha presa qua o l'ha presa là, se quella ghost l'ha fatta qua o l'ha fatta là, chiaramente è anche un po' frutto dell'interpretazione che in questo caso do io e che vi propongo, quindi assolutamente opinabile, questo ci tengo a specificarlo prima che arrivi, diciamo, il solito follower a puntualizzare: ah no, guarda che quella nota l'ha fatta là, ah no, guarda che quello non è un solo, non si può definire solo, eccetera, eccetera. Quindi ogni riferimento è puramente casuale. Quindi ci tengo a dire che, insomma, è una mia interpretazione, che però cercherò chiaramente di rendervi il più possibile fedele, anche andando a fare ulteriori approfondimenti proprio per questo format. Per esempio, il brano Che te ne fotte, come sapete, io suono in un tributo a Pino Daniele. Io l'ho sempre suonato anche un po' a modo mio, quindi cercando di catturare l'intenzione originale di Zurzolo, facendo cantare le note giuste della linea di basso, assolutamente, ma chiaramente mettendoci anche un po' del mio, come faccio di solito, no? Come secondo me è anche giusto fare in un tributo che non è una copia, ok? Il tributo è un tributo, appunto. Però ovviamente per questo format, per questa occasione, per questo video, e come farò sempre quando vi proporrò cose di questo tipo, come ho già fatto in passato, chiaramente sul mio canale pieno di trascrizioni, eccetera, eccetera, andrò a fare un'analisi più accurata cercando di ricostruire il più preciso possibile ciò che è stato suonato
in origine. Quindi, bando alle ciance, vogliamo procedere? Andiamo a vedere il brano, ascoltandocene prima un pezzo. Per suonarvi questo brano, come vedete, ho deciso di utilizzare il mio fido Fender Jazz Roadworn con corde lisce. In particolare, queste sono delle Galli Jazz Flat, quindi Napoli per Napoli. Per quale motivo? Perché il timbro di slap che c'è nel brano è chiaramente un timbro di slap vintage, quindi molto medioso, scuro, ok, e grosso. E secondo me la corda liscia è proprio la morte sua, a prescindere da come l'abbia suonato in origine Zurzolo, che non ci è dato sapere. E comunque è chiaro che in studio si può fare di tutto di più, quindi è chiaro che magari può essere benissimo stato arrotondato in post-produzione. Però a noi ci interessa avvicinarci a quel tipo di suono da subito. Quindi, secondo me, se avete a disposizione un basso a corda liscia, ci sta tutto, ok? Questo tipo di slap. Andiamo a vedere l'introduzione. Nell'introduzione abbiamo una serie di accordi che si muovono cromaticamente, ok? Però è meno scontata di quello che sembra a un ascolto attento. Allora, ve la suono prima e poi andiamo a analizzarla. Allora, questo riff si divide in due parti, la prima delle quali parte da Do e fa Do, Si, Fa diesis, Fa, Mi, Do, Si, Fa, Mi. Ovviamente tutte ribattute, quindi Do, Do, Si, Fa diesis, Fa, Mi, Do, Si, Fa, Mi. E la seconda parte invece parte dal Do diesis e si arresta prima sulla diesis e la seconda volta sul Si, quindi Do diesis, Do, Si, La diesis, Do diesis, Do, Si. Ok? Andiamo a vederlo tutto insieme, lentamente. A questo punto parte il giro di basso che accompagna tutta la strofa, che secondo me è un esempio lampante della genialità di Zurzolo. Per quale motivo? Il pezzo è di matrice blues funk, quindi si muove fondamentalmente su due accordi, Mi settima, ok, e la settima, ok. Zurzolo cosa fa? Sul Mi settima suona in battere la tonica dell'accordo con la corda a vuoto, quindi, ma immediatamente si sposta sul Re, che è la settima dell'accordo, quindi immediatamente la linea di basso acquisisce un colore blues, ok? Quindi, nel passare sulla settima, cosa fa? Ribatte questo Re con una costa e poi si sposta sul Sol diesis, che è la terza maggiore di Mi. Ok, siamo ancora in Mi. Nel momento in cui entra l'accordo di La settima, scende di un semitono sul Sol, che è appunto la settima di La settima. Con questo cromatismo, che non è facilissimo capire nella linea di basso originale, quindi appunto ci vuole un'analisi accurata, fa sentire perfettamente il passaggio di accordo, il cambio d'accordo in una maniera molto molto blues. Ma non finisce qui. Da questo Sol va a un Do diesis, che è la terza maggiore di La, ok? E ribatte ancora una volta il Sol, quindi praticamente per il La
si muove esclusivamente su settima e terza dell'accordo, dando un gusto estremamente bluesy alla linea di basso. Quindi vediamo bene tutto il movimento lentamente. Ovviamente stiamo attenti alle sfumature, no? Sta linea va interpretata in modo corretto, quindi questo re è abbastanza corto. Un leggero vibrato su questo do diesis. Insomma, ok, aggiungiamo del sapore alle nostre note. Altro ingrediente fondamentale di questa linea di basso sono gli strappi di slap, ok? Che vanno messi però nei punti giusti. Secondo me non bisogna assolutamente esagerare, non trasformarla in una linea funky classica, ok? Ma mettere questi strappi nei punti giusti rispettando l'intenzione originaria del brano. In particolare all'inizio, quando Pino inizia a cantare, ne sentiamo sempre una quando c'è il break, quindi subito prima del break c'è questo anticipo. Ok? E poi quando parte proprio la strofa, di nuovo che te ne fotte, ce ne mette una più lunga nel mezzo, quindi. Quindi ce n'è uno corto anticipato prima del break e uno più lungo nel mezzo. Dopodiché il brano parte abbastanza dritto, ogni tanto ci sono degli abbellimenti di slap qua e là che uno può mettere anche a proprio gusto. Secondo me quello fondamentale da mettere, che non deve mancare, è quello prima del break. Questo qua corto, questo è davvero fondamentale. Sulle altre slappatine secondo me si può anche intervenire un po' a proprio piacimento, a propria interpretazione. Mi raccomando, senza esagerare. Arriviamo al bridge. Cosa succede nel bridge? A questo punto si torna sul riff iniziale, ok? Quindi sull'introduzione che si ripropone nel brano e tutto riparte. Quindi fondamentalmente sono toniche con degli appoggi cromatici, con qualche fill, con una notina di slap, insomma almeno mi è parso di carpirla. Chiaramente però, ecco, è possibile benissimo questo bridge farlo un po' a proprio gusto, ecco, io almeno faccio così quando suono. Quello che è importante, secondo me, è essere disciplinati, abbastanza disciplinati, sul riff principale, soprattutto su queste note che cantano. Quindi questo re, ok, che poi diventa do diesis, quello è fondamentale nel basso, che caratterizza la linea, e poi queste slappate nei punti giusti. Quindi, comunque, rivediamo un attimino quello che succede nel bridge, almeno nel primo bridge. Appoggio cromatico sul fa diesis, appoggio cromatico sul sol diesis e poi appoggio cromatico sulla quinta e ottava, quindi re, re diesis, sol diesis. Questa è una cosa utilizzatissima, no? In ambito jazz, la faceva pure tantissimo Giacomo. Quindi, ripeto, cromatico
cromatismo sottolineato anche nella ritmica, poi qua fa una blusata, sol sol diesis e va sul mi, poi di nuovo sol diesis come appoggio verso il la, di nuovo fa come appoggio sul fa diesis e sol come appoggio sul sol diesis, poi ci mette questa slappata e riparte col riff. Rivediamolo piano tutto. Eccetera eccetera. Benissimo, spero di avervi dato una mano a districarvi in questa linea di basso storica e affascinante. E se sì, fatemelo sapere nei commenti, se vi è piaciuto questo format anche. Se vi può interessare un approfondimento su qualche altra linea di basso, magari che ho già suonato in qualche reel, ditemelo sempre nei commenti, quindi chiaramente terrò presente le vostre richieste, soprattutto se saranno numerose, quindi votate magari la prossima linea di basso da approfondire. E non mi resta che salutarvi e dirvi alla prossima community!